I ragazzi stanno qui e fanno esperienza della vela, scoprono come vivere il proprio territorio in maniera, diciamo così, diversa da quello che uno è abituato a pensare. E oltretutto i ragazzi, diciamo, fanno esperienze sull'acqua e quindi su un ambiente che, per quanto è familiare, però quando ci si trova da solo sopra la barca, diciamo che risulta un po' più complesso, perché sei in balia di un elemento in cui non sei sempre completamente padrone. Al confine tra Umbria e Toscana, sulle rive del Trasimeno, il club velico castiglionese dal 1973 prepara generazioni di velisti ad affrontare il vento e le onde. Ormai è diventato un punto di riferimento per gli amanti di questo sport. L'anno scorso abbiamo compiuto i nostri primi 50 anni e in questo tempo abbiamo creato un gruppo sportivo che riesce ad avere anche dei risultati a livello nazionale e anche mondiale, e quindi stiamo diventando, diciamo, un circolo conosciuto in tutta Italia. Non solo mezzo secolo di storia, nel 2023 il club ha festeggiato anche un oro mondiale. Il 16enne Niccolò Giomarelli si è laureato campione del mondo nella classe Open Skiff Under 17. L'emozione è indescrivibile, perché anche solo quando sono arrivato al gommone del mio allenatore, che era pronto a festeggiare con tutti i gommoni anche delle altre squadre che suonavano, che applaudevano, è una bellissima emozione. E la scuola riesce a conciliare il tutto? Con la scuola ce la facciamo, riusciamo più o meno a conciliarla, e ci si riesce, ci si prova.